Il 22 ottobre si celebra la memoria di San Giovanni Paolo II, uno dei pontefici più amati, se non il più amato della storia. E a Mistretta, in occasione di questa ricorrenza, da alcuni anni viene organizzata una bella festa in onore di questo grande santo. Grazie all'umiltà e alla voglia di fare di un comitato composto esclusivamente da giovani, ogni anno si dà vita ad una festa sobria e anche ricca di eventi religiosi ed extra religiosi, come per esempio l'esilarante spettacolo di cabaret del comico siciliano Giovanni Cagioppo, dal titolo Ho scagliato la prima pietra, evento che si è tenuto presso il Cineteatro Odeon domenica 20. Cacioppo per qualche ora ha intrattenuto la numerosa platea con freddure, battute ed un'ironia volta però anche a denunciare con il sorriso i vizi e le malsane abitudini della società di oggi. Ieri pomeriggio invece si è svolta la solenne processione del simulacro di San Giovanni Paolo II e della reliquia del santo, che dalla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria ha attraversato le vie cittadine, seguita da un gran numero di fedeli. L'uscita del corteo processionale è stata salutata con sparo di mortaretti e bigliettini inneggianti il santo, e prima del rientro in chiesa, incontrata Neviera, si è assistito allo spettacolo pirotecnico, che ha chiuso i festeggiamenti in onore di San Giovanni Paolo II a Mistretta. Intanto, anche a Pettineo, si stanno celebrando i festeggiamenti in onore del Santo Papa, che si concluderanno sabato 26 con la processione, in cui vi saranno presenti anche le reliquie del santo custodite a Mistretta, e in serata vi sarà lo spettacolo dell'associazione Sostegno di San Filippo del Mela presso l'ex oratorio di San Nicola.